diceva quando è entrato Messi, ha fatto due o tre giocatine tipiche sue, no? Ha detto l'opinionista, dice, e poi dice qualcuno, c'è un signor, dice, che ha giocato oggi contro l'Islanda, che dice che è migliore di questo, dice, ma dice che se lo dimentica. Senti Alberto, andiamo in pausa musicale, visto che è stato eliminato il Brasile. Allora dai, dedichiamo una canzoncina a tutti una canzone. I brasiliani che ci ascolteranno, che sono all'ascolto in questo Friday night. E poi sentiamo anche una canzone che sta spopolando nelle nostre radio. Credo che è veramente bella, l'annuncio già io. Comunque Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling, che sta facendo ballare tutta Europa. Ma prima ci ascoltiamo ascoltiamo a questo gruppo di rock, perché qua quando in Italia si ascolta il Brasile lo senti bossa nova o samba o dalino neci, e ti io le faccio ascoltare un gruppo di rock che si chiama Acústicos Envalvolados. E il tema si chiama Effetto. Oh, è già partita qua su Radio Roma Futura, ore 22:43, e poi ritorniamo con il primo collegamento telefonico. Abbiamo Giuseppe Deserio da Radio Barça Italia per parlare appunto della Spagna e poi di tutto Euro 2016. Seriamente. Via. Deserio. Já!
got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Questa era la meravigliosa canzone di Justin Timberlake qua su Radio Roma Futura. Allora, rientriamo 22:52, siamo in diretta per parlare anche ovviamente di Euro 2016 su Radio Roma Futura. Allora, caro Moro, Euro 2016 che
ha visto delle cose interessanti, delle partite interessanti. La Germania fatica, la Francia vince all'ultimo, l'Inghilterra vince all'ultimo, l'Italia vince all'ultimo. È molto equilibrato come, come europeo. È molto equilibrato, sì, forse l'unica partita che è l'eccezione è questa Spagna-Turchia. Per il resto le squadre, sì, molto strette, come dici tu. L'Italia che ha avuto più problemi con la Svezia, paradossalmente, che non con il Belgio, che era la favorita del girone. Forse, chissà, dopo la vittoria il gruppo sarà un po' galvanizzato e... Vedendo che comunque la Svezia, soprattutto a primo tempo, faceva dell'ottimo pressing, magari qualcuno ha cominciato un po' a nervosirsi. Sicuramente negli spogliatoi Conte ci ha messo la mano sua, li ha tranquillizzati, ha fatto se giochiamo come sappiamo fare la portiamo a casa. E così è stato. E, vedendo i vari gironi, ora dammi un attimo un'occhiata, vediamo sì che la Francia è prima già qualificata con 6 punti, segue Svizzera, Romania e Albania con 0 punti che è già fuori. Questo era un gruppo abbastanza semplice, anche la Svizzera, quando lo dovesse passare, non è che ha tanto da offrire. Il girone B con Inghilterra, Galles, Slovacchia e Russia. La Russia partirà bene con un pareggio comunque nei confronti dell'Inghilterra, poi perdendo contro la Slovacchia. E l'Inghilterra la Russia però se la rischia, no? La Russia se la rischia perché a livello ultima, di scontri pure. Aprì a un punto soltanto. Inghilterra 4, Galles e Slovacchia 3, Russia 1. Insomma, riesce a pareggiare contro l'Inghilterra e l'Inghilterra riesce a vincere contro il Galles. Secondo me l'Inghilterra contro la Slovacchia rischia, perché non ho visto un gruppo così forte. Quindi anche l'Inghilterra rischia di arrivare terza e magari di salvarsi con i migliori primi quattro posti nelle terze classificate. Non vedo questo squadrone nell'Inghilterra, sinceramente. Il girone C c'ha Germania, Polonia, Irlanda del Nord, Ucraina, come già detto, a casa l'Ucraina. Sia Germania che Polonia sono buone squadre, anche per questo c'è stato un pareggio molto sofferto. Girone D con Spagna, Croazia, Repubblica Ceca e Turchia. La Croazia, io ho sentito di Cosmo in settimana. Oh, che ha detto Davide? Ha detto, guarda. Sì. Dice la Croazia si qualifica seconda, noi primi, la incontriamo, la Croazia ci butta fuori, la Croazia vince l'europeo. Ah, detto, fatti, così, quindi vincente. Ti ho detto fatti e fai fare questa giocata che conosci. Croazia vincitrice di Euro 2016. Okay. Perfetto, ma è il risultato finale, attenzione, Italia-Croazia 1-4. 1-4, certo. Gruppo E, Italia, Irlanda, Svezia e Belgio. Belgio che è la favorita, ancora però con una partita e sta a 0 punti. Vediamo come va con l'Irlanda. Sinceramente, se il Belgio cambia qualcosa il livello tattico, può benissimo passare contro l'Irlanda senza alcun problema. Gruppo F con Ungheria, Islanda, Portogallo e Austria. Sì. L'Ungheria comanda con 3 punti, tutti quanti una partita ancora. Diciamo le polemiche Portogallo-Islanda. C'è anche il giocatore dell'Islanda, a dire il vero ce ne sono vari, che si chiamano Sigurdsson di cognome. Questo di cui parliamo noi però è Gylfi, molto forte, adesso gioca nel Tottenham. Ha postato sul suo profilo di Facebook una foto con lui di spalle, che si vede bene la maglietta, e Ronaldo, dove ha scritto uno dei migliori giocatori del mondo, addirittura, puntini, e Ronaldo. Ah, bene. Si è proprio umiltà time proprio per lui. Bene, bene. La classifica delle squadre al terzo posto al momento vede favorita l'Irlanda del Nord e la Slovacchia con 3 punti. Seguono Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Svezia. Chiaramente tutto da vedere, sì. Soprattutto la classifica del terzo posto verrà stravolta nelle ultime fasi, quindi ci sarà da sperare per queste squadre fino alla fine. Senti, io andrei a sentire appunto su questa fase di gironi il nostro esperto appunto della UEFA Euro 2016, uno dei nostri nonché opinionisti e conduttore della Dana dei Lupi, e sto parlando assolutamente di Matteo Pietrosante. Quindi andiamo adesso a sentirlo, perché comunque deve anche delucidarci un po'. C'è una oggi, oltre all'Italia, chi altro ha giocato alle ore 18, abbiamo detto? Mi prendi, aspetta. Vediamo anche